Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video della serie di Brawl Stars. Quest'oggi, su vostra richiesta, perché rispecchia il mio stile di gioco, proveremo Griff, lo potenzieremo e giocheremo un po' di modalità. Bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. I brawler da scoprire per il sottoscritto sono ancora un po'. Considerando che l'abbiamo sbloccato l'ultima volta, andiamo a potenziarlo. L'ho provato già nel campo di prova, interessante. Combatte da lontano, attacco base, lancia tre onde di monetine. La ulti va avanti e torna indietro a cascata, è fighissimo. Allora, lo potenziamo immediatamente fino ad arrivare almeno al livello 9, che dovrebbe essere questo qui. Così possiamo sbloccare dei gadget e magari anche l'abilità stellare. Gadget salvadanaio. Griff lancia un salvadanaio pieno di petardi che esplode dopo qualche istante, distruggendo ostacoli e infliggendo 1260 punti danni ai nemici alla portata. Ok, va bene. Oppure erogatore di monete, lancia la moneta successiva alla azione. Gadget spara il 33% di monete in più. No, ok, preferisco salvadanaio, che può essere utile magari anche in Foot Brawl, che distrugge gli ostacoli, oppure per spostarsi dove i nemici non si aspettano. Mettiamo questo qua. Col porcellino, sì. L'abilità stellare. Allora, tieni il resto. Griff lancia le monete più velocemente con una rabbia inaudita, riducendo del 25% il tempo di una raffica. Questo è buono. Tenacia negli affari. Ogni 2 secondi Griff recupera fino al 15% della salute persa. Ogni 2 secondi? Oddio, questo non è per niente male, cavolo. Tutto quello che parla di cura, secondo me, può essere particolarmente utile. Quindi ho preso la tenacia negli affari ormai. Compriamo anche l'equipaggiamento. Oh mio Dio, i colpi si ricaricano più in fretta del 15%, va bene. Abbiamo già trovato l'equipaggiamento speciale. Velocità di ricarica aumentata del 15%. Questo però, se non erro, devo attivarlo io. Quindi stiamo molto attenti, non facciamo cavolate. Così, per curiosità, vediamo... Bello, col forziere dei pirati. E vaffangala, vai. Mi state drenando il mio bottino di gemme. Però ci sta, perché è troppo figo. Cioè, baule demoniaco. Che bello. Vamos, piccolo Griff. Allora, abbiamo 40 vittorie consecutive dall'ultimo episodio, che trovate in descrizione se ve lo siete persi. Gravissimo. Foot Brawl, sopravvivenza, fuga con i trofei, arraffa gemma, annientamento, dominio e KO. Ma questo mega salvadanaio che cos'è? Unisciti a un club. Ah, non ho nessuna squadra io. Ok. Allora magari partirei con un dominio, sperando di non perdere immediatamente la nostra streak positiva, perché ci rimarrei particolarmente male. Doppia postazione di dominio. Ok. Di solito preferisco quando ce n'è solamente una, perché qua il teamwork è ancora più importante. Però non importa, va bene lo stesso. Occhio che là sicuramente mo ci bombardano. Abbiamo quasi ucciso il tipo lì, muore. Perfetto. Preso il controllo del primo. Oh, questa è la 41esima vittoria consecutiva, raga. Vado a dare un po' fastidio all'altro. No, distruggiamo lui. Ci pensa il compagno. Ottimo che è fuori. Bella boccia a lui in faccia. Eliminato, easy. Siamo in vantaggio, quindi da adesso, se non perdiamo più neanche una volta il controllo della postazione, abbiamo vinto. Eliminato prima che potesse fare la ulti. Potremmo aiutare il nostro compagno. Vabbè, in realtà non serve. Non serve, perché ci basta una postazione. Ma io tipo se faccio di... Ok, se faccio di questo... No, non passa attraverso le pareti, ok. Era giusto per scoprirlo. Adesso so che non passa attraverso le pareti, almeno. Quello è già squagliato. Ehi, che pensi di fare, scusami? Quindi il salvadanaio viene appoggiato a terra, essenzialmente. Il gadget, intendo, eh. Abbiamo distrutto però la protezione che avevamo sopra. Questo qua non mi sembra tanto sveglio. Bravi compagni che tengono la destra e io la sinistra. 4 secondi nemmeno e abbiamo vinto. Beccatemi sta ultima. No. Non ho fatto in tempo neanche a tirarla. E si parte subito con un'ottima vittoria. Lui non l'avevo mai utilizzato. Bene così. Un ottimo lunedì. 100 punti energia dallo star drop epico. Va bene. Qualcuno mi ha lanciato una sfida nei commenti. Mi ha detto: devi arrivare entro la fine di aprile a 14.000 trofei. Io ne ho 5.000, quindi devo triplicarli. Dovrò giocare tantissimo offline se vogliamo provare a raggiungere questa sfida, perché altrimenti non ce la faccio. Vogliamo provare anche qualcos'altro? Tipo... magari una raffa gemme.
Buono, dai, ci sta. Abbiamo anche un diamante con noi. Cioè, lui probabilmente nella precedente stagione era diamante, che è meglio del sottoscritto, quindi let's go, va bene lo stesso. Riusciamo a ucciderlo questo? Ah, c'è uno nascosto lì. Quindi il gadget viene depositato essenzialmente a terra, il maialino. Non puoi lanciarlo da nessuna parte. Lo mette giù e quel che succede poi succede. Leon è completamente polverizzato qui. Li stiamo zonando fuori dal centro dove vengono spawnate le gemme. Ed è quello che serve. Beccati sta ulti. Vedi che va avanti e ritorna indietro. In questo caso ci sono c'è la mappa dei pirati. Mi piace questa skin, mi piace un botto. Che altro dà quella personalizzazione all'esperienza di gioco che serve. Eliminato Leon nel bush. Quello c'ha l'ulti, non so cosa faccia. Non è stato necessario vederlo e scoprirlo. Comunque alla fine l'equipaggiamento viola non necessita della mia attivazione. Quindi va bene ancora meglio. Cioè, che più tasti devo premere, peggio è. Ma dobbiamo solamente resistere. Ho 9 gemme, aspetto la decima. Così anche se mio compagno muore, sti gran cavoli, abbiamo vinto. Guarda, faccio proprio l'infame. Me ne vengo qui nel punto di spawn. E chi si è visto? Si è visto con il lancio della pergamena. Il migliore. 10 kill, 0 morti. Let's go. Serie di vittorie 42. Abbiamo scoperto che il record a quanto pare è tipo 1500. Non so chi sia il pazzo che l'ha realizzato, ma difficilmente riusciremo ad emularlo. Abbiamo Frank in squadra, c'è Piper contro Mortis e quella a sinistra che non conosco. Ehi, là dentro vi ho visti? Ok, questi sembrano leggermente più svegli di quelli di prima. Lui dovrebbe morire. Qua, vero? Oh, è scappato. No, non ce la fa a fuggire, troppo poca vita. Molto low. Oh, mi ha agganciato qualcosa. Tipo un cordone ombelicale. E Piper è la cecchina. Cioè, lei fa male da lontano, mi ricordo. No, Morty, stai buono lì? Ma quello do... Ragazzi, ma questi sono probabilmente bot davvero. Perché siamo alla soglia base ancora con questo brawler. Vai, vai, aspetto. Venite. Venite a prendere un po' di danni da Stepney. Sbram! Oh, Morty, stai buono, eh. Non t'azzardare a uccidermi. Occhio che Piper c'ha l'ulti. Eliminata. Prima che potesse fare qualsiasi cosa. La vedo messa male per gli avversari. Ci manca una gemma e siamo già in fase di chiusura. Vai Piper. Pam Piper. Quello torna indietro e fa altro danno, tra l'altro. Buono così. Oddio, ma il compagno di squadra si chiama Sarri. È la coppia di Wish di Surri. No, Surri non gioca Brawl Stars purtroppo, altrimenti magari faremo qualcosa insieme. Devo ucciderti prima che finisca la partita, riesco? No. Ancora una volta è il migliore. Sono riuscito a non morire mai. Danni ingenti, 42.000. Effettivamente Griff sta rispettando le aspettative che mi avete dato voi nei commenti e anche il mio stile di gioco, perché non mi piace essere troppo vicino all'avversario, mi piace lanciargli addosso robe, colpirlo da lontano. Stare nella mia zona di comfort. L'unico col quale posso essere in compromesso è Edgar, ma perché si ricarica tantissimo la vita. Mi piace un botto questa funzione. Ok, qua ci moriamo. No, forse no. Forse no, perché non mi hanno focussato. Attenzione, Quaresma nella nostra squadra. Prova la trivela. Allora, c'è da dire che il cono di Griff è molto preciso, quindi non posso sperare di prenderli in un certo modo. Vai con la ulti. Tiro anche la mia. Quello dovrebbe morire. Nita sta pushando. Morto Quaresma. 8 gemme io. Devo stare attento a non perderle adesso, Teniamo il controllo del centro. Lasciala a me, per favore, che è meglio. Ne abbiamo di più. Cioè, ce l'ho tutte io più che altro. Se uccido lui è mio. Buono. 10 gemme, è il momento di scappare. Eliminato pure lui. Vi dirò, secondo me, non essendo mai morti, abbiamo anche Barba Bianca in squadra. Pirata d'eccezione. Dopo Barba Scura. Ehi. No. Guarda questa ulti. Madonna, il panico. Double kill finale. Il migliore con 12 uccisioni, 0 morti, 50.000 danni. E non è neanche maxato, raga, Griff. L'abbiamo portato giusto a livello 9. Arriva il secondo star drop della giornata. Raro. Vediamo se raggiungendo l'ultimo ci fanno godere con un mitico barra leggendario. Allora, attenzione, perché questi non sembrano addormentati come quelli di prima, Questi pushano, hanno due bei tanconi che sono Bull e Frank. Stanno andando addosso al mio compagno, gli tiro addosso un salvadanaio. Però ci mette un botto a esplodere questo gadget. Forse è stato un errore allora prendere questo gadget qui, avrebbe avuto più senso l'altro, sai?
È perché qua praticamente io lo deposito. Quello che posso fare è tipo un bait nei cespugli. Poggiare il gadget nel cespuglio, sperare che ci mettano la faccia dentro. Bull è partito. Qua ci siamo salvati benissimo. 5 gemme, si è già ricaricata la ulti. Vieni, vieni Bull. Ti squagliamo un pochino da lontano. Oi, sto per prendere un razzo di Brock in faccia. Non è successo per fortuna. Non morire, compagnero, se non morire. Ci penso io a salvarti. Vai, 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 che si viene addosso Frank, così è fatta. Tipo adesso io potrei piazzare qui un gadget a terra. Così se si avvicinano prende un po' di danno, ma non si avvicinano in tempo. Anche perché poi si vede benissimo. Vai con la ulti per fare un po' di danni maggiori. Eliminiamo Frank, non serve. Raga, le stiamo vincendo tutte anche oggi. Che succede? Di nuovo il migliore. Soglia 6 appena superata, 45 vittorie consecutive. Bello goloso, eh. Ma vogliamo dare un'occhiata al negozio? Per capire se c'è qualcosa. Queste 1000 monete. Le prendiamo tutta la vita. Per forza. Qua ci sarebbe un altro pacchettino interessante con 800 punti energia e 59 monete. Bella questa skin di Bo. Tra l'altro dobbiamo ancora utilizzarlo sul canale. Avversari tutti skinnati tranne la bombetta, se non erro. Però prendete con le pinze ciò che dico perché potrebbe non essere accurato, eh. Bombetta devastata. Ehi, cosa fai tu laggiù? Abbiamo fatto malissimo. Questo è morto. Ok, sta andando a cercare di nascondersi. Ce la fa a scappare. Quello muore prima di poter entrare addirittura nel cespuglio. Tipo quello che posso fare adesso è bomba qua dentro. Se loro entrano prendono l'esplosione in faccia. Ok. Quindi questo gadget va utilizzato, mi sembra di capire, principalmente nei cespugli. Oh, cos'è quella cosa? Oh mio Dio, quel coniglio pasquale gigantesco. Ma abbiamo fatto il panico al centro. Dammela a me questa gemma. Dai che sono a 10. E ce l'ho tutte io. La squadra si fida di me. Cioè, guarda, il tempo che ci chasano per arrivare qui sono già morti. Capite quanto è potente? Devono venire verso di noi. Devastati. Scommetto che in classificata non avremmo dei risultati del genere. Però visto che devo comunque livellare tutte quante le soglie dei brawler e salire di trofei, secondo me possiamo giocarci le normal. Poi magari quando spostiamo tutto nello studio, ed accadrà spero entro la prossima settimana, faremo anche qualche live. Sono il migliore del mio team. Ma abbiamo un dinosauro contro o sbaglio? Quello là dentro è morto già. Ma sbaglio aveva l'ulti. Non mi piace. Riusciamo a ucciderlo? Bene. Uccidiamo anche lei là dentro? Forza. Dai che è squagliata, c'ha uno di vita. Merda, merda, morta, morta, morta. È merta, stavo dicendo, è merta. Salvadanaio, lo vogliamo mettere? Io lo piazzo, Salvadanaio nel bush. Funziona? Funziona come? È venuto incontro. Quello all'ulti. La tiro anche io. Easy. Easy. Occhio che là dentro hanno la ulti. È diventata una pianta carnivora gigantesca. La uccide? Lo uccido io. No, no, ci ha pensato lui. Ok, il nostro bombardino. Lo sbombardino! La ulti che arriva di Stepney. Colpisce solamente uno, ma quanto basta? Perché arriviamo alle 10 gemme. La soglia necessaria. E questa esplosione l'ho schivata da Dio. Pensi di salvarti là dentro nel buscino? No. Perché le mie pergamene fanno avanti e indietro una funivia di morte e distruzione. Oh, ci sta chasando l'anziano col ciuffetto. Ancora primi. 55.000 danni. Let's go così. 47 win di fila. Che cosa sta accadendo? Raga, non perdo più. Sono tentato di fargli fare il livello 10. No, 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 dai, devo resistere. Devo resistere perché ci sono un botto di brawler da potenziare ancora, dai. Edgar, la pianta arrampicante. E un altro brawler che non conosco. Che sembra mezza che innocua, ma col cavolo. Infatti, guarda, è già partita, ci ha fatto un botto di danni. Però la gemmetta l'ho presa io. Edgar, dove pensi di andare? Non ci pensare neanche. Don't you ever think about that. Cioè, attualmente non siamo mai morti in questo video. E io dico, what? Com'è possibile? C'ho anche di Amps, questo campione. Se non fosse per la ulti. E i miei compagni adesso vanno a diritto senza problemi. Perché giustamente, cioè, c'ho io tutte 10 le gemme, anzi 12. Stavo per fare anche un'altra kill. Sempre il migliore! Sempre una marea di danni! Incredibile. Però avete visto, quel personaggio che ho sottostimato era primo a danni nella squadra avversaria con 50.000, eh. Eccolo! No, super raro.
Oh, never ever a joy. Però 48 win di fila, che significa 8 solo quest'oggi. Dai, facciamo un'ultima volta a Raffa Gem e poi cambiamo la modalità. Allora, Ems è il primo e l'uomo roccia con gli uccellini nello stomaco. Scusatemi se do questi nomi, ma non li conosco. Non li conosco. Ems potrebbe essere pericolosa per noi, perché fa tanto danno overtime con quel maledettissimo veleno. Eliminata. C'ho la ulti, mi sa che la tiro. Anche solo per fare un po' di danno. Ah, poi ritorna indietro nel punto in cui sono io. Quindi da dietro le strutture puoi fare anche delle giocate veramente interessanti. Ok, quella kill non l'ho presa per un millimetro, raga. Lascio una granata qua a terra, il veleno mi sta lentamente uccidendo. Potrei morire. Vediamo, speriamo di no. Ok, non ha face checkato il bush, per fortuna. C'ha uno di vita. Ha uno di vita anche l'altro. Forza, raga! Mi sta uccidendo qualcosa. È il primo, è fortissimo. No, potrebbe interrompere la mia serie di vittorie. Ah, primo, stai buono. Stai calmo nel tuo. C'ha 8 gemme. Raga, dobbiamo ucciderlo adesso, il primo, perché poi se scappa con tutta quella vita non lo uccidiamo più, eh. Come contro la rovescia? No! No, 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 no. È il primo, no, è là dietro, nascosto. Oh mio Dio, perdiamo, raga. Perdiamo. È qua dietro. Dai, dai, ragazzi. No way. No. No, ragazzi. Nonostante io sia stato il migliore della partita, non è stato abbastanza. Abbiamo perso la nostra win streak. No, è un disastro. 48 di filler. No, sto rosicando un bot. Avrei dovuto cambiare subito modalità. Mannaggia. Ho usato anche il gadget per spaccare il muro là dietro. Però ha preso un botto di danni il compagno e lo ha salvato. No! Va bene. KO. KO. Cerchiamo di ricostruire una win streak, per favore. Queste cose mi fanno rosicare tantissimo. Ah, abbiamo Griff contro l'aspirapolvere. E è il primo. Abbiamo poi in squadra Spike ed è il primo con una skin fighissima. Guarda, Spike si è già lanciato. Pazzo. Totale. Griff contro Griff. Non ci voglio morire. Ci muoio. Sono morto dalla lavatrice. Ucciderlo. No, ragazzi. Ora entriamo in un loop della morte. La remontata. Quel Griff è morto. Top. Buono così. Vieni, vieni. È il primo. Vieni. 1-1. Andiamo indietro qua. Buoni. Ehi. Bravo, bravo. Stai lì. Genio del male. 1v1. Per la chiusura della partita. Muoio. Sto per morire. Sto per morire qua. C'ha la ulti. Dai che muore. Dai che muore. Non c'è Zareste. Let's go. Clacciata. Dallo Stepney. Yes. Sempre il migliore, oh. Non si sbaglia. Bellissima la skin del dragone di El Primo. Chissà quando e se mai la rimetteranno. Inutile mentirvi, sto ancora pensando a quella sconfitta con le 48 vittorie consecutive. Mannaggia, mannaggia. Giustamente hanno fatto prendere tutte le gemme a El Primo e ci ha devastati, ci ha devastati. Qui Edgar ha trovato la giocata solitaria, che è difficilmente buona, difficilmente. 1-0. Anche Shelly completamente tumefatta nel cespuglio. 1-0. Vediamo se di nuovo Edgar ci riprova. Ok, tiro dritto qua. Ulti. Buono. Un botto di danno. Madonna, squagliato Edgar. E Shelly che arriva dopo dalle retrovie da sola. Distrutta. Ottima partita del nostro compagno di squadra, con 0 uccisioni e 0 morti. Eravamo sfavoriti? Che senso sfavoriti? Ma per il posizionamento degli avversari? Boh, non lo so. So solo che tra poco riusciamo a raggiungere le 5150 probabilmente, Non dovevamo perdere la win streak. Mannaggia, almeno 100. Anzi, 88 era perfetto. Ne mancavano solo 40, tutto sommato. Allora, i nostri avversari qua si sono rankati in oro. Edgar in particolare sembra minaccioso. Vediamo, c'è anche il Pocio. E poi uno che non conosco. Oh, là che è successo? Sono lanciati in due. Distrutto completamente il canterino. Tu dove vai, Edgar? Che pensi di fare? Non ci morire per l'amor del cielo, Dai che c'è uno di vita, ok. 3v1. A meno che Bombardino non si faccia uccidere da Edgar. Esatto. Come previsto al sottoscritto.
Maialino non è tanto utile come gadget, eh. Cioè, prima avrebbe potuto clacciare la partita, però non ci siamo riusciti lo stesso. In the middle, un po' di danni al pocetto. Mi fa ricaricare la super. Vieni, Edgar, vieni! Bravo nella mia trappola! Qua ho sprecato la ulti. Ho sprecato la ulti, raga. Però muore. Lo smolucia! E abbiamo vinto anche questa. Stavolta non sono il migliore. Lo è la teiera, che forse è un forno. Però easy. Quanto manca qua? 210 punti esperienza per aprire un nuovo star drop. Dai, vorrei concluderlo così il video, con un altro spacchettamento di star drop. Poi ve lo dico, prendo Spike e provo a salire fino ai 6000. Solo che ci sono tutte le altre cose, ragazzi. Stasera esce la Skyblock. Domani supermercato episodio 6. Dai che è già morto. Oh, ho sbagliato. Oh mio Dio, sono vivo per sbaglio. Quanto avevo di vita? 8, raga. Guarda che arrivano sempre in due da là. Ma come fanno? Quello distrutto completamente. Ah, c'è Edgar lì, non l'avevo visto. Easy. E chi sarà il migliore? Beh, ve lo lascio indovinare, il sottoscritto. E siamo tornati in streak. Abbiamo un piccolo boost ai trofei. Non sarebbe male ritornare sulle 10 prima della chiusura del video. Allora, di là conosco solamente il primo e Melody. Quella al centro non la conosco. Chissà se attacca da vicino o da lontano. Perché questa è la cosa importante di conoscere i brawler, che sai qual è il loro attacco base, per esempio. Intanto lì ti prendi una marea di danni completamente squagliata. Cosa? Com'è che si è fullata la vita? Muoio dal primo! Non è vero. Ah, viva la fi Nestra. Gli tiriamo una bella ulti là dietro, perché tanto so che c'è il primo. Squagliato io il primo. Ma che benessere. È inutile che scappi, Melody. Melody Symphony, Marina Melody, Melody. La situazione è un po' buia per te, te lo dico. Questi ti attraversano tutti adesso, morti. Basta, sono stufo di essere il migliore sempre. Voglio essere carriato. Voglio un team in grado di farmi volare. Prendiamo queste 200 monetine. A 5300 c'è l'altro star drop, eh. Vediamo se arriva prima quello del pass battaglia o quello dei trofei. Se non avessimo interrotto la streak, probabilmente quello dei trofei ci saremmo arrivati. Un Leon dorato, Mr. Mime e Colt. È il Mimo, raga, non so. Il Mimo non conosco. Non so cosa può farci. Intanto colpisce da lontano. Li abbiamo zonati là dietro. Ok, un po' di danno. Piazzo una bombetta qua dentro, vediamo se ci cascano. Beh, esplodere, è esploso tutto. Leon lì si è buttato nella mia streak di colpi. Pessima idea. Andiamo tutti sul Mimo. Dai, 3v1, lo squagliamo. È sparito? Tornato indietro. Ah, questo è quello col portale. Che attraversa dove vuole. Vai, vai, scappa bello, scappa. Non lo racconti in giro. Chissà se arrivano col salto. No, stavolta sembrerebbe di no. Leon sta face-checkando là, morto. Vai dal Mimo. Ucciso. Ok, è rimasto solamente Colt, che è laggiù in fondo. Ah, bella idea. Bella idea adesso. Now it's over, my friend. It's over. La ulti è devastante, eh. Perché poi si prende un po' di tempo girando dietro gli avversari prima di rientrare. Tanta roba. Sempre il migliore. Lo dico a fare ormai. Cioè, una garanzia. La costante è che Stephanie sia il migliore della sua squadra. Oh, eccolo lo star drop. Anche un graffito. Questo è carino. Dai, facci godere. Per favore. Va bene. Epico me lo accollo. Ci sta. Punti energia. Sempre graditi. Va bene, adesso servono due step qua, purtroppo, per raggiungerlo. Però possiamo fare quello dei 5300 trofei. Sempre KO, eh. Cosa fa quella? Lancia le stelline. Oh, arrivano. Aia. È lì dentro, eh. È sicuro lì dentro. Beccata. Beccata. Scappa, va. 2v1. Ok. Penso io. No. È riuscito a scappare. Oh, questo se la sta giocando bene, eh. No, non posso rischiarla. Mi è comparsa nel bush. Mi stavo cagando addosso. Però l'avevo distrutta. C'avevo tutti gli attacchi pronti. Ci fa l'occhiolino Nicolas. Bene Nicolas, siamo contenti di starti piacendo. Oh, 72. Bene, peccato per il mio compagno, che lì si è fatto uccidere malamente. Guarda cosa facciamo adesso, eh. Mettiamo una bella bombetta là.
Oh, muoio qui. Muoio qui. 2v1, 2 contro di me. E diventa invisibile, giusto? Devo scappare? Via. Via. La fuga. Distrutto completamente. Qua va giocata intelligentemente, raga, Jasper muore. 1v1. Distrutto. Però muore, recupera vita. Aspettiamo che si chiuda un po' la zona. Allora, il suo range mi sembra più basso del mio. Però fa male. Fa male. Sì! Sì! Devo sempre trainare il mio team. Mai morto, pure stavolta. Il migliore. Dai, ancora 108 trofei per lo star drop. E qui mi ha salvato lo scenario con il saltino che mi ha permesso di spostarmi. Questo è quello che avevamo contro prima. Ok, ciao. C'hai poca vita, stai buono là dietro. Morto. Sono un demone. Perché quando ritorna la mia ulti in realtà mi posso anche avvicinare. Si è completamente ricaricata di nuovo. Questa era da buttare per sicuro. Cos'è quella roba? Mio compagno, suppongo. Questo squagliato. Bravissimo. Va tirata. Non credo che tu possa salvarti, amico mio. E lì c'è Dynamite che può utilizzare volendo le granate per saltare da una parte all'altra. Comunque, il migliore, ancora una volta. 13 trofei in saccoccia. Si scala. Con 8 vittorie così abbiamo lo star drop. Nita Piper. E non si sa. Non lo so, anzi. Là dentro. Stai buona, stai lontana, Nita. Tu muori. Esatto. C'è Piper infuriata lì. Aia, Piper fa male. Sta scappando e lanciando le granate con la ulti. Però muore lo stesso. Easy. Easy, easy, easy. Non credo che si possa salvare, sinceramente. Infatti. E a breve avremo la nostra ulti caricata. Potevo prendere anche il salto volendo, per fare un po' l'effetto sorpresa. Oh, quello c'è la ulti. Non è riuscito a tirarlo, sì. Aia. Aia. Torna indietro. Mamma mia. Uccisa Piper tornando indietro la ulti, cioè. It's over. It's over. Non credo che tu possa fare nulla. E un'altra volta il migliore. Nessuno che carria mai lo Stefanino. Incredibile. 5218. Ne mancano solamente 82. Augurandosi di non perdere una partita, altrimenti ci rallenterebbe un sacco. Camperoni nei cespugli maledetti. Io non voglio fast-checkare, vai tu. Ah, comunque Bombardino è super squishy, C'ha 2800 di vita, è poco. Questi se la camperano un pochino, Quello è morto, teoricamente. No? Si è salvato con tipo 1, ok? Ma guarda te cosa mi tocca vedere, ma dai. Bravissimo, bella idea, Bombardino. Bella idea. Ah, peccato. Fa male, Fa male quel coso. Ok, ha fatto 3 attacchi, posso andare adesso? Easy. A casa! Lo sapevo che eravate tutti lì dentro a fare i porcellini d'India. Beccati sta ulti. Un po' male, ma non troppo, Più male con gli attacchi base, essenzialmente. Sì, solo che la mia squadra sta letteralmente morendo. Cioè, l'ho ucciso dal cespuglio, raga. Devo sempre essere il clutcher. The best! È il migliore! Shelly oro, Bull oro e Edgar bronzo. Beh, un Edgar bronzo meglio. Meglio così. Meno preoccupazioni, teoricamente. Ucciso. Con i colpi di richiamo. Shelly, mi dispiace. Bari. Bari, si chiamava. Mettiamo un salvadanaio bomba qua dentro. 1-0. Vediamo se compicciamo qualcosa di decente con la ulti. Tra l'altro sto sprecando adesso la ricarica. Non avendo usata, è lì. Shelly è lì. 1 di vita. Edgar. Edgar. No. No. Sta arrivando Edgar qua. Si era ricaricato tutta la vita. Mi sta saltando addosso. Ma questa... Ma ha tirato la ulti sul muro indistruttibile. Shelly, ma che combini. Vabbè. Sempre la stessa zuppa. Voglio essere carriato. Voglio qualcuno che mi traini. Però siamo riusciti a ritornare nella streak che volevamo. Guaglione, aiuto.
Aiuto! Ho fatto bene andarmene via, raga. Ho fatto molto bene andarmene via. Eccomi che arrivo da qua. Non se l'aspettavano. Riesce a prendersi la kill finale. Di nuovo. Nel bush. Un po' di danni a quello. Ci proteggiamo da lì. Butta per terra il gadget. Non l'ho messo? Non ho messo il gadget. Sta scappando Piper. Occhio a Cesarla perché fa male. Guarda che Melody è forte, eh. Noi l'abbiamo sbloccata, ma ancora dobbiamo provarla. Magari nel prossimo episodio. Oh, Piper finalmente ci ha un po' carriati perché lei è la migliore. Fabio, Max vuole... No, guarda, adesso Fabio non posso. Sicuramente con 44.000 trofei vuoi fare classificata. E io attualmente devo arrivare all'obiettivo dei 5.300 per lo star drop. Ah, diamante, argento e bronzo. Contro. E magari quello diamante... Però il divario non è altissimo. Morto quello. Botto di danni anche lì. Non so dove sia il loro Edgar, nascosto probabilmente. Tiro la ulti là per scoprirlo. Eccolo. Ecco Edgar. Preso mentre se la dava a gambe. Madonna, se fa male quel coso. Oh, siamo nei guai. Siamo nei guai. Ho aperto tutta la strada lì. Oh no, ho sprecato la ulti. Siamo morti, vero? Siamo morti. Oddio, non è vero? Ancora vivo? Per miracolo? Oh mio Dio, la... Oh! Oh mio Dio. Siamo contro Edgar. 1v1. Gli piazziamo una bella granatina qua. Mo gli andiamo davanti. Muore con la ulti. C'ha 20 di vita. Non credo che possa salvarsi. Easy. Strawberry. Qua poteva finire molto male, ma come al solito l'ultra istinto di Stepney si attiva e si vince anche questa. Mancano 30 trofei. Forza, forza. Non lo devi dare mitico però stavolta, per fa... No, vabbè. Sì, mitico, epico, mitico, leggendario. Non di meno. Colt, Brock e un altro. Il robot bomba. Devo andare a scuola di Brawl Stars. Oh, queste granate le vogliamo distruggere. Stanno chaseando pesantemente. Oi. Sì, se la giocano abbastanza safe. Non pushano troppo. A parte quel Brock che ha fatto l'errore di fare il passo più lungo della gamba. Oi, Bonnie. Questo non se l'aspettavano. Dai, siamo rimasti 3v1. Bro, vai lì a salto, vai al salto, ti aspetto. Vai al salto. Non può sapere, e ora sa. Adesso sa tutto. Sì, non so come possa salvarsi in realtà, Ucciso con la ult. Tutti al salto, andiamo, 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 andiamo. Tutta la squadra al... No, uno è rimasto dietro. E questo non va bene. Siamo uno in meno sul campo di battaglia. Ci ha raggiunto adesso. Madonna, l'ulti di Colt poteva farci molto male là. Li abbiamo devastati essenzialmente. Comunque questo gadget effettivamente è utile per questo. Io adesso spacco, lui non può sapere e muore. Ok. Ok, champ, abbiamo capito un po' di cose ora. Aia, Brock, non ci pensare nemmeno, Il migliore. Oh ragazzi, è il primo 0 kill. Kedix 0 kill. Tutte le kill le ho fatte io, tutte. Siamo ritornati anche a un 14 di streak positivo. Due vittorie e lo star drop è nostro. Hans, Edgar e l'aviatrice. Qua, Hans. Hans con quel veleno fa male, Ok, è morta. L'aviatrice. Sparato in no look nel cespuglio, mi ha preso in pieno. Arriva Edgar dopo, a rate essenzialmente. Ok, Edgar è morto. Easy, mi tengo la ulti che tanto è sprecata. Cosa? Oh! Quella vola e tira le bombe! Ma quando torna giù? Eccola. Missata con tutto. Ma quel brawler figo comunque. Cioè, puoi volare per un po' con un jetpack e lanciare le bombe da sotto. Cioè, praticamente sei una C130. Aia, qua ci muoio. Qua ci muoio. Madonna, la ulti che tornava indietro, quanto danno ha fatto? Tanto. E ora siamo 3v1. Easy. Ah, Edgar ci ha carriati. Let's go. Manca una partita, ragazzi. Potrebbe essere l'ultima partita di oggi. Siamo a 5.296. Anche oggi una piccola rampata di trofei. Dobbiamo vincere. Ed è la 16ª vittoria consecutiva. Quindi ci siamo anche ripresi un pochino
quello che era nostro, no, non tutto perché eravamo a 48. Quel primo mi rimane qua, guarda, ancora ci penso. Buono! Questo è buono, uccidere questa roba, distruggila subito. Ok, il primo è stato squagliato da Ems. Ok, morto. 1-0. Un round ci separa dall'obiettivo di oggi. Ok, un piccolo check lì. Che arriva lui la lavastoviglie. Vieni qua. Muore dal veleno. No, muore dalle mie monetine probabilmente. Oh, che è successo là dentro? Io ho tirato l'ulti a prescindere. C'è un primo là dentro, nel buio più totale di quella ulti là. Vieni bello, vieni. It's over. It's over, bro. It's over. Oh, mi è saltato addosso. Non è bastato. E la chiude. Ancora una volta il migliore. Molto bene così. Com'è possibile che abbiamo fatto 299 trofei? Vabbè, non chiederò. Star drop. Dai, facci godere. Raro. Tutta questa fatica me lo dai raro. Il prossimo è a 5.500. Cari amici, spero che questo video di Brawl Stars vi sia piaciuto. Oggi abbiamo provato Griff, come avete visto. Vorrei giocare Melody nel prossimo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo questa sera con la One Block Skyblock. Questo è per tutto. Buoni! Eh sì, io sono decisamente più adatto ai brawler che attaccano da lontano, raga. Sì, siamo pienamente d'accordo. Oh,